ci occorrono: un foglio di carta dorata, un foglio di cartoncino rosso, un cartoncino verde, ritagli di tessuto in stile country bianco e rosso, bianco e verde, ma voi potete scegliere la fantasia che più preferite. Poi ci occorre della colla in stick, polvere di porporina dorata, un pennarello indelebile rosso, una matita, una penna e poi un tappo di una bottiglia di plastica. Dal foglio dorato ritagliamo 7 cartoncini che misurano 9 cm per 9. Realizziamo i fiori. Pieghiamo il foglio. 1, 2 e 3 volte. Così. Ora, dopo aver piegato tutti i cartoncini, segniamo su uno la forma di un petalo di un fiore. Ora, dopo aver piegato tutti i cartoncini, segniamo su uno la forma di un petalo di un fiore. A questo punto lo andiamo a tagliare e faremo questa operazione su tutti i cartoncini piegati utilizzando questo come carta modello. Li apriamo tutti e li mettiamo da parte. Dal tessuto country ricaviamo 7 cerchietti utilizzando come modello il tappo della bottiglia. Ecco qua i nostri 7 cerchietti tagliati. Li mettiamo via e riprendiamo i nostri fiori, ai quali andremo a disegnare su ogni petalo i pistilli. Ora riprendiamo i fiori e con il pennarello rosso indelebile disegniamo dei pistilli su tutti i petali. Ora che abbiamo disegnato tutti i pistilli su ogni fiore, con la colla stick andiamo ad incollare il cerchietto di tessuto proprio al centro del fiore. Prima di procedere con il prossimo step, pieghiamo tutti i fiori su se stessi a metà, così per ridare la forma ad ogni singolo petalo. Ora andiamo a tagliare a tutti i fiori un petalo. Così. Ora realizziamo i fiori mettendo della colla stick su un petalo e ci sovrapponiamo l'altro. Ed ecco fatto, e facciamo questo con tutti i fiori. Dal cartoncino verde disegniamo 8 foglie. Dopo aver ritagliato le nostre 8 foglie, ritagliamo dal tessuto verde delle foglioline più piccoline che con un pochino di colla stick andremo ad incollare sopra le foglie. Ecco le foglie pronte. Ci abbiamo attaccato il tessuto con la colla stick. Adesso
andiamo a realizzare il fiore. Cominciamo. Dobbiamo mettere una punta di colla qui e qui e poi ci andiamo a fissare due fiori in questo modo. Ecco fatto il primo step, ora andiamo avanti. Ora metteremo della colla qui, qui e qui. Ora mettiamo della colla qui e qui, così, anche qua. Andiamo a fissare anche due fiori, uno qui e uno qui. Per fissare l'ultimo fiore dobbiamo mettere la colla qui, qui e qui. Ecco pronto il nostro mazzo di fiori. Ora andiamo a comporre il biglietto. Incolliamo le foglie dietro al fiore. Ecco fatto, abbiamo incollato le foglie. Ora prendiamo il cartoncino e lo pieghiamo in due, che sarà il nostro biglietto. Mettiamo ora della colla qui, posizioniamo il fiore al centro del biglietto, mettiamo altra colla qui, poi chiudiamo il biglietto, facciamo un po' di pressione. Aspettiamo che asciughi un pochino. Beh, che dite, è davvero un bellissimo biglietto. Ora realizziamo le ultime decorazioni. Con la colla stick realizziamo delle righe su tutti e due i lati. Ora andiamoci a spolverare il glitter dorato. Ecco fatto. Bene, anche questo tutorial è terminato. È stato davvero divertente realizzare questo bellissimo biglietto pop-up. Mi raccomando, realizzatelo anche in altri colori e continuate a seguirci. Ciao, al prossimo tutorial!